Buonasera a tutti i nostri telespettatori di Videotaro e TG Parmense. Oggi parleremo di escursioni sulle nostre belle montagne e di numerosi appuntamenti estivi in vallata. Già da domani arriva Fiorello alla pizzeria Masco di Borgotaro. Il 5 agosto Maurizio Lastrico è in Valtaro. Poi abbiamo il sabato sera con Piano con i racconti di Ettore Rulli. Parleremo dell'escursione guidata al castello di Compiano e a quello in programma di domenica 2 agosto sul Monte Bue e Maggiorasca, alle escursioni con e-bike a Bedogna. Poi avremo la seconda puntata di parole tratte dal dizionario enciclopedico dialettale, sempre di Ettore Rulli. Infine, la consegna del premio San Giacomo d'Oro a Medesano. Partiamo proprio da quest'ultima notizia, la consegna da parte del sindaco Michele Giovanelli del premio San Giacomo d'Oro a Medesano, per chi ha operato in prima linea nell'emergenza coronavirus. Medesano, domenica 26 luglio, consegna del San Giacomo d'Oro da parte del sindaco Michele Giovanelli. Queste le parole del sindaco. Ieri sera abbiamo consegnato la civica benemerenza del San Giacomo d'Oro a tre realtà del nostro territorio che in questi mesi sono state messe a dura prova nei rispettivi ambiti di competenza. I volontari della Croce Rossa di Medesano, impegnati nell'emergenza Covid, il personale di Aurora Domus della Casa Protetta Bruno Patrioli, le operatrici sociosanitarie del servizio di assistenza domiciliare e del centro diurno. Una serata molto sentita, dove la comunità si è stretta attorno a loro, ringraziandoli per lo straordinario impegno nella gestione dell'emergenza sanitaria. Dobbiamo continuare a lavorare per dare risposte importanti alla nostra gente e dobbiamo farlo con la stessa passione e lo stesso impegno che abbiamo messo in campo in questo drammatico periodo storico. Per farlo, dobbiamo continuare a camminare insieme. Facendo squadra si possono raggiungere obiettivi importanti. Andiamo avanti così. Daniela Bassi, TG Parmense. Andiamo ora con Piano con il primo dei tre servizi di programma oggi. È iniziato da sabato scorso il primo appuntamento serale a cadenza settimanale di Firossi 2020, serate di cultura e convivialità, presentate nella scenografica piazzetta del paese presso il bar Rinascente da Ettore Rulli di Arte e Storia, con parole con Piano, aneddoti e particolarità. Stasera abbiamo cominciato con i Firossi, anzi è stato un Firossetto, non è che c'era molta gente, però erano fortunatamente tutta gente molto interessata. E così abbiamo passato in rassegna un gruppo di parole del nostro dialetto che si sono un po' dimenticate, si stavano perdendo, e invece è molto importante che noi le ricordiamo, le recuperiamo perché sono veramente, fanno parte della nostra tradizione, del nostro modo di vivere, del nostro modo di muoversi, di mangiare, di tutto, insomma. E così la settimana prossima, sempre sabato sera, vedremo anzi, direi, non voglio darvi un tema preciso. Vi prego, portateci voi i vostri dubbi, le vostre idee, in modo che così possiamo fare dei temi proprio su quelle che sono le vostre conoscenze o le vostre esigenze o voglie di sapere. Grazie. Dedico questo lavoro a mia madre Luisa Mariani, maestra elementare, che quando ero bambino lasciava che io parlassi il dialetto compianese, mentre alcune madri di suoi alunni, per una sorta di perbenismo, non lo consentivano ai loro figli. Noi, il nostro dialetto si è perso, si è indebolito, non si è perso proprio per questo, proprio per questo. Borgotaro, domani al ristorante pizzeria del momento, Damasco, dove la buona musica incontra la buona cucina, arriva niente meno che Fiorello. Siamo qua per conoscere la direzione, i titolari della pizzeria Ristorante Masco che sta avendo un grande successo, davvero un eclatante successo in questa torrida estate. E hanno avuto una magnifica idea di mescolare la loro cucina, le loro pizze, di farle incontrare con la musica, quella con la M maiuscola, con Fiorello Biacchi e Massimo Armani, che poi ci dirà qualcosa anche Fiorello.
ci è venuta in mente questa serata per portare qualcosa a quest'estate torrida a Borgo Taro. Ci fa molto piacere avere come ospite Fiorello, che ammiriamo e non vediamo l'ora di iniziare questa serata. Lo staff di Masco vi aspetta tutti qua giovedì 30 per una serata indimenticabile in compagnia di Fiorello e Massimo Armani. Sentiamo anche l'altro partner, un buon motivo qual è? Un buon motivo è una serata come questa per conoscerci tutti insieme e per passare una bellissima serata. Vi aspettiamo numerosi. E in questa serata di buongustai a doppio livello musicale e culinario non poteva che cadere la scelta su Fiorello Biacchi e Massimo Armani, due grandi artisti che anche di recente hanno ricominciato a girare l'Italia. Grazie, caro Giovanni. Tu sei sempre molto caro con noi. E io ti ringrazio e ringrazio Matteo, Antonino, tutto lo staff di questo locale che sta andando molto bene, devo dire. Perché è una cosa che mi piace moltissimo. Vedete, quella là è la mia casa. Io nella vita ho suonato abbastanza in giro, eccetera, ma mai così vicino a casa mia. Io attraverso la strada e sono a casa. Sono a casa per fare le canzoni, il repertorio che conoscete benissimo, abbiamo delle altre canzoni nuove, eccetera. E poi, se magari le nostre canzoni vi rimangono un po' indigeste, ci sarà il menù di questo locale, sarà la pizza favolosa, perché questa è una pizza leggerissima, per cui è un ottimo connubio tra il mangiare e l'ascoltare una musica live, rigorosamente live. Quindi vi aspettiamo e buon appetito. Naturalmente, ripetiamo, la serata è il 30 luglio con musica soft. Saremo nei decibel più bassi possibili. Per cui degusterete in santa pace la buona musica e la buona cucina. Masco, masco più masco che mai, come dico io, per giovedì 30 dalle 19:30 in poi. Andiamo a Bedogna, anche qui tutti aspettano con frenesia il 5 agosto quando arriverà Maurizio Lastico, l'attore comico genovese con metà sangue valtarese. Maurizio Lastico, comico conosciuto al pubblico della grande televisione e della TV in chiaro, dopo aver recitato per anni in Don Matteo, arriva in Valtaro e il 5 agosto terrà uno spettacolo a Bedonia. Non tutti sanno però che le sue origini genovesi risalgono a Santa Maria, se non ricorda bene Corrado Longinotti. Sua mamma è nata ai Campeggi, che è una frazione qua di Santa Maria del Taro, e io mi ricordo bene questi anni che lui ha fatto Zelig, che veniva da me dal distributore con la Vespa, con la Vespina, con i suoi amici, prendeva qualcosa e andava a mangiare ai Campeggi. Ecco, lui ci tiene a Santa Maria del Taro anche perché le sue origini sono qua, la sua mamma che adesso abita a Genova, c'è ancora la sua zia che abita a Pianazzo e quindi lui è di qua. Ecco, qualche passaggio l'ha fatto ultimamente, l'anno scorso è venuto in paese, l'hanno visto un po' tutti, io mi sono affrettato a coglierli dietro, però aveva la moto e se n'è andato. Veniva 5-6 anni fa quando, ripeto, era da Zelig e veniva molto spesso, nel senso che 3-4 volte all'anno faceva il passaggio a Santa Maria, andava o al Penna o faceva Cento Croci o il Bocco, ecco. Però lui veniva spesso. E ho da raccontare questo. Arrivava in Vespa, mi diceva facciamo una spesa veloce, due spaghetti, un po' di formaggio, un po' di prosciutto, e andava a casa sua ai Campeggi, si accendeva la stufa, poi mi chiamava, ci bevevamo un bicchiere in compagnia, ed è un personaggio che tiene alla compagnia, è veramente una persona ok, ecco. Io l'ho conosciuto anche perché ho il bar lì a Santa Maria dal distributore, quindi lui passava da me per questo discorso. Conoscendomi aveva il mio numero, io avevo il suo, ed era un'amicizia nata molto tempo fa, ecco. Fuori dal personaggio è una persona come tutti gli altri, gioca a pallone insieme a noi, scherza, ride, mangia al tavolo tranquillo parlando anche di altre cose, ecco. È veramente una persona così, normale, nella normalità. Quello che ti piace fare, tu nel dubbio non lo fare.
Torniamo con piano con l'arrivo di visite insolite in Alta Valtaro di domenica scorsa, proposto da Turismo Valtaro in collaborazione con i comuni di Albareto, Borgotaro e Bedogna. La guida turistica Giacomo Galli, accompagnato dall'assessore Sara Tambini e grazie alla disponibilità del sindaco Francesco Mariani e della parrocchia, hanno potuto scoprire luoghi insoliti e angoli nascosti e molto suggestivi del borgo medioevale. Stamattina insomma, abbiamo fatto una bella passeggiata per il borgo di Compiano. È stata una visita tematizzata al borgo, quindi non si è voluto vedere solo alcuni oggetti d'arte, alcune costruzioni belle da vedere, ma si è voluto anche raccontare insomma, alcune storie, leggende nascoste, insomma, schegge di vita vissuta che insomma, si perdono nella memoria degli uomini che hanno vissuto qua, ma che comunque insomma, si possono ritrovare rintracciati e trascritte in qualche libro. Quindi diciamo durante questa passeggiata si è avuto l'occasione di leggere antiche leggende, si è avuto l'occasione di esplorare anche luoghi normalmente nascosti al pubblico. Abbiamo visto le prigioni del palazzo comunale, una bella torre cilindrica che rimane dietro la chiesa, però tutto ciò è stato possibile grazie insomma alla collaborazione insomma di storici locali, del sacerdote, del parroco di Compiano. Insomma è stata una bella esperienza, ecco, è sicuramente da ripetere. Questo percorso di visita fa parte insomma di un progetto di visite insolite, l'abbiamo chiamate così, in Alta Valtaro. E si vuole appunto riscoprire questi luoghi con un occhio un po' diverso, no, dal turismo classico, una passeggiata legata a una riscoperta insomma di ambiti nascosti, quasi con un occhio e da un punto di vista di chi ha vissuto qui per lungo tempo, ecco, quindi ciò è stato possibile grazie anche a una ricerca lunga insomma, che si è fatta soprattutto su materiale edito, bibliografico, però come dicevo prima, senza il coinvolgimento anche di storici locali, Ettore Rulli insomma, ci ha accolto nella nostra passeggiata, ci ha raccontato anche le sue recenti ricerche, insomma il tutto sarebbe stato insomma, impossibile. E, niente, io rifarò altre visite sempre in questa rassegna estiva e chi vuole venire insomma lo aspetto. Oggi abbiamo avuto il piacere di fare una bellissima passeggiata per Compiano insieme a Giacomo Galli, che ci ha appunto accompagnato a farci vedere Compiano un po' anche come non l'abbiamo mai vista. Anche da compianese posso dire che è stata veramente una bellissima visita. E questa delle visite insolite appunto di Giacomo è un progetto coordinato da Valtaro Turismo, alla quale partecipano i comuni dell'Alta Valtaro, quindi si tratta di Compiano appunto, Albareto, Borgo Valditaro e anche Bedogna. Si cercherà sicuramente di estenderlo poi anche a tutti gli altri comuni dell'Alta Valtaro. E sono veramente delle passeggiate molto interessanti. Vi ricordo appunto che ci saranno anche altri appuntamenti negli altri paesi che citavo prima, di rivolgervi quindi all'ufficio comprensoriale di Bedogna o all'ufficio turistico di Borgotaro appunto per avere notizia di queste bellissime visite. Ringrazio quindi di nuovo Giacomo che ci ha accompagnato oggi a Compiano e lo ringrazio anche a nome dell'amministrazione comunale, ringrazio la parrocchia di Compiano che ci ha dato l'opportunità di vedere degli angoli nascosti appunto anche della nostra chiesa. Ringrazio anche l'assessore alla cultura perché è quello che fisicamente ci ha aperto proprio le porte che normalmente sono chiuse. Ecco. Bene, allora saluto tutti e buone vacanze perché è in vacanza qui in Valtaro. Torniamo a Bedogna per parlare di escursioni particolari lungo invidiabili sentieri di montagna, soprattutto per i turisti in arrivo nei weekend da ogni parte d'Italia, usufruendo delle bike a noleggio. È ancora attivo a Bedogna per l'estate 2020 il nuovo punto di noleggio e bike, attivissimo in via Garibaldi 56 davanti al municipio. Ci sono 8 biciclette da adulti e una da bambino pronte per essere noleggiate. Era già attivo dall'anno scorso, sono biciclette comperate dal centro commerciale naturale di Bedogna che mi hanno dato in gestione, perché la cosa richiede una sua manutenzione, una sua logistica e stiamo andando bene, nel senso che i turisti vengono in vallata e possono fare delle cose, delle passeggiate, delle escursioni
che a piedi o con la bicicletta normale, se uno non è più che atletico, non riuscirebbe mai a fare. Queste danno un buonissimo aiuto. Sta arrivando nel nostro punto di noleggio gente da Firenze, anche personaggi che non si erano mai visti. Lo stiamo facendo con molto fervore, molto, molto impegno e stiamo avendo buoni risultati. Vi aspettiamo. Abbiamo 8 biciclette da adulti e una da ragazzino, partendo dai 10 anni così. Non so se conoscete già il meccanismo della bicicletta elettrica. Bisogna lo stesso pedalare, è una pedalata assistita, nel senso che uno pedala però è aiutato. La cosa, siccome noi abbiamo delle biciclette con dei copertoni da fuoristrada, permettono di arrivare su delle cime che ci sogneremo di arrivarci con delle biciclette normali. Si comincia al mattino dalle 8:30 e si può fare mezza giornata fino all'una, all'1:30. Oppure tutta l'intera giornata dalle 8:30 di mattina fino alle 7:30 di sera. Per le prenotazioni dovete chiamare al punto di Mr. Pickwick, che è il 335 84 39 134. E vi aspettiamo a Bedonia da Mr. Pickwick davanti al municipio. Domenica prossima, 2 agosto, il gruppo guide di Trekking Tarocino propongono una scampagnata sul Monte Bue Maggiorasca, prenotazione obbligatoria. Escursione sulla vetta più alta della vallata, il Monte Maggiorasca, partendo da Prato Grande e passando dal Monte Bue. Il Maggiorasca, situato tra Santo Stefano e Bedonia, è una stupenda cima ofiolitica che con i suoi 1799 metri divide due regioni. Partenza da Prato Grande con il rifugio bivacco recentemente ristrutturato e attrezzato con splendidi tavoli e barbecue. Il percorso ad anello e senza particolari difficoltà permette nelle giornate limpide di ammirare il Mar Ligure e le isolette vicino alla costa. Al rientro a Prato Grande lo chef Alma Mario Marini, titolare dell'azienda agrituristica Il Cielo di Strela, ci preparerà un favoloso picnic gourmand, circondati da pascoli, faggete e bellissime montagne. Rientro alle auto è previsto alle ore 16, appuntamento a Bedonia alle ore 8:30 dal piazzale del Seminario Vescovile, via Don Raffi 30, prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.trekkingtaroceno.it. Paola Mazza, TG Parmense. Terminiamo i servizi di oggi con la seconda puntata della rubrica Le voci più significative del nostro dialetto, tratte dal dizionario enciclopedico della parlata Ligure nelle valli del Taro del Cielo, realizzato da Ettore Rulli di Compiano Arte e Storia. Le parole di oggi sono il pioppo e il bilancino. Arbarella. In alta Valceno facciamo una arbura. E il pioppo. In botanica c'è il Populus alba e il Populus nigra, e della famiglia delle salicacee, albero che può raggiungere i 30 metri di altezza e cresce lungo i torrenti. Il legno è bianco e leggero. È usato per fare utensili per la casa, zoccoli, panche e sedile di panche in legno duro, cassoni di cali agricoli, interni di mobili in legno pregiato. Nei paesi del nord e nella Valle Padana si fanno grandi coltivazioni di pioppi per farne pasta di cellulosa per l'industria cartaria. Potrebbe aver dato origine al toponimo arbareio. Baransin, il bilancino, ha tre significati. Uno, una piccola bilancia. L'altro è una rete da pesca quadrata di circa 1,5 metri di lato, sostenuta da due archetti di ferro messi in diagonale. Ed è anche un traverso in legno o in ferro avente un attacco centrale per il carro e due attacchi agli estremi per le tirelle o catene tramite cui il cavallo tira il carro.
Avvisi, domani sera, giovedì 30 luglio a Bedonia, alle ore 18 in via Don Raffi, presso la cappella del seminario, concerto con Fabio Mancini all'organo e Anna Mancini al violino. L'evento è organizzato da Musica Intorno al Fiume in collaborazione con il seminario vescovile. Sempre domani sera, giovedì 30 luglio alle ore 21, nel sagrato della chiesa di Vizzola di Riccò di Fornovo di Taro, terza serata di racconti d'estate proposto dal Cercalibro di Medesano con l'esibizione del coro gospel Cake and Pipe e la proiezione del cortometraggio di Gigi Montali, Tracce di Blues. Le giornate di bel tempo, grazie all'alta pressione africana, ci portano un'escalation di temperature elevate con caldo torrido e un forte tasso di umidità negli strati bassi dell'atmosfera. Un mix naturale che può fare da propellente a improvvisi temporali anche violenti, con venti e grandinate locali. Questo fenomeno si accentuerà in maniera irregolare nella tarda giornata di domenica prossima, soprattutto sulle Alpi, ma potrebbe interessare in misura meno accentuata anche nell'Appennino tosco-emiliano. Anche per oggi è tutto, grazie dell'attenzione e arrivederci a domani con i programmi di Video Taro e buon proseguimento di serata con i programmi di RTA.